appassionati del Rinascimento e delle atmosfere particolari di quest'epoca troveranno in Pienza il loro luogo ideale. Pienza famosa, legata al nome anche del Papa che ha voluto le architetture più belle di questa città. Pio II, un Papa illuminato che appunto ha voluto far realizzare, chiamando qui artisti e architetti celebri in quell'epoca, questi palazzi, questo centro, questa è la piazza a lui dedicata. Oggi vogliamo proporre alcune tradizioni poco conosciute, perché sono tradizioni veramente locali. Dalle botteghe arriva questo benefico profumo che attrae molto i turisti. Sì, il pecorino di Pienza è un formaggio che ancora lo fanno i nostri pastori. Ha un sapore parecchio aromatico per via dell'erba che le pecore brucano. Poi vedo da questa parte invece che ci sono piatti celebri, sì, questi sono un po' nella bassa Toscana. Della bassa Toscana, sono piatti poveri, i cosiddetti piatti poveri. Questi sono i fagioli all'uccelletta, chiamati. Quest'altra è la famosa ribollita. E questa è la pappa proprio quella che... Al pomodoro è o la pappa? No, la pappa con il pomodoro, però quella proprio povera, che facevano le nostre nonne, le nostre zie, proprio con tozzello di pane, un pochino di pomodoro e un pochino di aglio. Basta, i stop. Turisti qui, qui turisti hanno pane per i loro denti. Qui sento un po' di... sento un po' di rumori strani. Che succede? Stiamo giocando a gioco del panforte, è un gioco che non è passato mai di moda a Pienza. Che è un gioco antico? È un gioco che si faceva nei secoli passati e che tuttora viene praticato specialmente durante le feste natalizie e anche nei mesi precedenti, naturalmente. Non voglio interrompere questo artista, bravo! Cos'è, una composizione sua? Sì. Per in occasione? Si chiama Orcia in piena, dedicato al dolce al nostro della valle. Quindi alla Val d'Orcia? La Val d'Orcia. Ah, è un inno alla Val d'Orcia. Dopo magari ascolteremo, chiedo scusa, ha vinto qualche cosa qualcuno lì? No, ho sentito un applauso. Dunque, vediamo. Siamo tranquilli. E qui arrivano dischi volanti da tutte le parti stanno arrivando. Quindi il gioco in che cosa consiste? Il gioco consiste nel lanciare, diciamo, il panforte da una certa distanza e nell'avvicinarsi il più possibile al termine del tavolo, cercando di riuscire a farlo sporgere. La sporgenza del panforte sul tavolo si chiama capanna ed è l'obiettivo a cui tendono tutti i giocatori. Insomma. Scusate, ma poi non so, io se c'è un trucco qua, ma ok. Tiro di prova, via, tiro di prova. Quattro centimetri di capanna. Però posso fare dei passi avanti più benissimo. Loro si allenano mesi. Ma chi è che gioca solitamente? Chi sono? Giocano tutti, diciamo, gli abitanti di Pienza. Vediamo. Ma anche i ragazzini, abbiamo anche i ragazzini di scuole elementari che per l'Epifania diciamo hanno un torneo loro. Ma voi siete italiani? No, siamo inglesi. Inglesi? Sì. Ma siete venuti qui per giocare o vivete qui? Viviamo qui, ma anche giochiamo qui. Giocate anche voi? Sì, fate anche... tutto l'anno. Sì. Anche lei? Ma le piace questo gioco? Sì, mi piace, ma è necessario.
fare praticare un po'. Ah, deve fare allenamento. Ma vi allenate a casa tra voi? Sì, sì, sì. L'anno scorso era più importante perché la nostra squadra era in finale. La vostra squadra è entrata in finale? Sì. E quindi voi eravate... Era necessario fare una tavola a casa per praticare. Sì. Ma veramente vi allenate? Chi è più bravo tra voi due? Stasera. Stasera è di dove siete voi? Del terra da... Il nuovo nord-ovest Inghilterra, vicino a Scozia. Vicino a Scozia. Sì. Bravi, siete venuti qua a farlo. Bene, fa piacere. Lei invece? Lei che fa? L'avvocato. Risolve queste cose. Avvocato, ma allora lei chi è coinvolto? Perché ogni tanto si litiga. No, abbiamo fatto anche un regolamento, piccolino. Io invece sono medico e anche medico. I contusi che escono dalla contesa. I contusi addirittura i contusi. Ed è un gioco dove non si può assolutamente imbrogliare. No, le misure sono rigidamente controllate dagli arbitri. Qui ecco, qui ci sono... Voi siete due arbitri? Due arbitri, sì. Uno misura e l'altro segna il punteggio. Ecco, gli arbitri come si chiamano? Si chiamano giudici di... Giudici, ecco, gli arbitri, giudici. Giudici. Avete fatto il giuramento prima? Sì, naturalmente. Questo tiro a quanti centimetri? Questo è un tiro di 3,5 centimetri. Era il suo. Il mio non era qua. Era qua, e non imbrogliamo, giudici. Era qua, adesso. 3,5. Era qua. Era qua. Quindi qual è il... massimo che è successo? Il massimo, diciamo, 12 di cavallo. Cosa si vince? Il panforte? Il panforte, naturalmente, chi vince non paga. Pagano quelli che perdono. Ma qui ci sono altre squadre. A chi tocca adesso? Massi Rino. Ecco. Rino, signor Rino, faccia vedere come si è allenato. Non faccia fare brutta figura alla sua squadra. Siamo tranquilli, sì? Però non è un buon... Signor Rino! Ma ha visto il mio tiro? Ti ho battuto tutto. Tavolo. Come andiamo da questa parte? Come... Di tavolo, che è successo nel frattempo? Nessuna cosa che la fa? No, niente, tutti i tiri normali. Sono rimasto io. È rimasto lei sempre il miglior tiro della serata. Io però vorrei dedicare al pubblico di Sereno Variabile questo inno, lo possiamo chiamare così, alla Val d'Orcia, alle terre di Siena. L'invito a venire qui a scoprire queste meraviglie e vivere un'esperienza indimenticabile. Quindi, come si chiama? Ripetiamo. Questo... Orcia in piena. Orcia in piena, nel senso positivamente. Eh? Orcia in piena. È un inno, un invito a tutti. E a questo punto termina qui il nostro viaggio. Osvaldo Bevilacqua vi ringrazia per essere stati con noi. Ci vediamo la prossima settimana, sabato, verso le 17, su Rai 2 con Sereno Variabile. Ciao a tutti.